Si chiama Lydia Ferguson, era una bellissima docente di 39 anni di età. Perché parlo al passato? Perché parlo all'imperfetto dicendo era? Perché purtroppo costei sarebbe stata sospesa dall'insegnamento. Infatti pensate che una foto le sarebbe costata davvero troppo caro. Una foto innocente, casta, pura, non ci trovo nulla di male in questa foto che vi invito a vedere, in cui lei sta, per così dire, seduta, ha un abito bianco addosso, le gambe sono completamente scoperte e ai piedi ha dei tacchi. Una foto come tantissime donne oggi su Facebook si divertono a scattare, ma che probabilmente per questa foto, per l'appunto, è stata cacciata e non tutti l'hanno apprezzata. Infatti tutto è cominciato proprio per colpa di questa foto. I dirigenti scolastici hanno dato il selfie, hanno giudicato questa foto troppo audace, troppo sexy e non poteva essere vista dagli studenti. E così la povera Lydia Ferguson è stata letteralmente sospesa da come si legge su internet. Ovviamente la classe ci è rimasta malissimo, ha di spontanea volontà chiesto l'intervento di qualcuno in alto per fare in modo che la donna tornasse all'insegnamento, utilizzando anche una petizione nel web comprensiva di 250.000 firme complessive. Uno stress insopportabile per la povera Lidia, che si è trovata veramente in una situazione becera, in una situazione triste, in una situazione veramente deprecabile, assurda, inutile, cui purtroppo è piombata. Io faccio appello, anche se sono un uomo, un ragazzo italiano, a tutte le autorità statunitensi e americane. Fate tornare a lavorare questa bellissima donna. Se c'è un traduttore che possa tradurre le mie parole dall'italiano all'inglese, lo faccia, perché penso che questa donna debba assolutamente tornare a lavorare perché non ha alcuna colpa. È una bellissima e sensuale donna, si può permettere di fare tutte le foto che vuole perché è straordinaria. Ed io non vi nascondo che me ne sono innamorato perdutamente. Quindi mi dispiace che per una semplice foto, come tante donne oggi come oggi fanno, si debba rischiare di perdere il posto di lavoro. Vi ringrazio per l'ascolto. Lidia Ferguson, non sei sola. Mi auguro che tu potrai tornare all'insegnamento, anche perché sei una donna straordinaria, gentile, bella, sexy e affascinante. Grazie, il video termina qua. Un salutone, a presto.